Bene, rieccoci qui per la seconda parte della giornata 2 degli Odoo Days 2020. Quindi ripartiamo alla grande dopo il video promozionale che non mi stancherò mai di vedere. E il prossimo video che introduco è tenuto da Ilaria Franchini, che ci parla di Report QWeb e loro customizzazione. Buon pomeriggio a tutti, sono Ilaria Franchini, software developer presso Puglia Software. Oggi vi mostrerò come creare report personalizzati in QWeb. I report sono uno degli strumenti più utilizzati in ambito aziendale, poiché forniscono utili informazioni su svariate operazioni aziendali, permettono di fare analisi e aiutano nei processi decisionali. Oggi vedremo come realizzare un report di stampa personalizzato in Odoo 12, come modificarne uno già esistente, e cosa cambia nella versione di Odoo 14? Uno dei modi più semplici per creare un report è quello di utilizzare Odoo Studio. Odoo Studio permette sia di realizzare nuove applicazioni che report personalizzati, il tutto direttamente da interfaccia. I vantaggi nell'utilizzo di questa applicazione sono che è particolarmente semplice e intuitiva ed è quindi facile da utilizzare. Inoltre permette di creare report anche a chi non conosce nessun linguaggio di programmazione. Lo svantaggio principale è che questo tipo di applicazione è disponibile solo nella versione Enterprise di Odoo. Per creare un report con Odoo Studio è necessario, dopo averlo installato, cliccare sull'apposita icona. Accedere quindi al menu Report e cliccare su Crea. Si aprirà una schermata che ci permetterà di scegliere il tipo di report che vogliamo creare. Esterno, cioè con intestazione e piedipagina aziendali. Interno, cioè con intestazione e piedipagina minimi. O vuoto. Procediamo con la creazione di un report esterno. Quindi già saranno inseriti header e footer. Nella scheda aggiungi sono presenti tutti i campi da trascinare e rilasciare nella vista. Ci sono i campi dinamici, come ad esempio il blocco di indirizzo, le tabelle dati, subtotale e totale, e i campi statici, come il testo e il titolo. Quindi possiamo aggiungere al report tutti i campi che ci interessano. Ad esempio, se vogliamo aggiungere l'indirizzo del partner, dobbiamo trascinare il blocco degli indirizzi nel report e selezionare il campo relativo al partner. Possiamo anche aggiungere un titolo trascinando il blocco del titolo. Cliccando sul titolo, ci si sposta sulla tab Opzioni, dove possiamo modificare il titolo. Scriviamo ad esempio fattura. Possiamo scegliere lo stile del titolo, ad esempio selezioniamo il grassetto, e possiamo anche variarne le dimensioni, il colore, evidenziarlo e così via. Una volta completato il tutto, chiudiamo e torniamo sulla fattura. Dal menu stampa, oltre alle stampe standard, potremo accedere anche al nostro report. In alternativa, si può procedere alla creazione di un nuovo report passando dal motore integrato in Odoo chiamato QWeb. Il QWeb è un sistema nativo di Odoo per la costruzione di modelli e integra blocchi XML con HTML. Inoltre, il QWeb permette di inserire anche codice CSS direttamente nel modello e sfruttare le librerie di Bootstrap per migliorare la grafica del template. Nel momento in cui decidiamo di creare un resoconto col QWeb, dobbiamo anzitutto procedere con la definizione della action e poi definire un template. In Odoo le action definiscono il comportamento del sistema quando vengono attivate dall'utente. Quindi l'action del report si occuperà di fare in modo che il sistema generi il report nel momento in cui viene azionata dall'utente.
Il template invece è un modello predefinito che servirà per generare il nostro report in PDF. Per definire le action è quindi necessario creare un file XML all'interno del quale andremo a inserire il tag report, seguito da una serie di attributi che sono l'ID, che serve a identificare univocamente la action, il model, che identifica il modello a cui si fa riferimento, il name, che è utile per descrivere il report e per individuarlo facilmente all'interno di una lista di report e corrisponde all'ID del template, il report type, che serve a specificare la tipologia di report, ovvero se si tratta di un report di tipo PDF, quindi QWeb PDF, o HTML, vale a dire QWeb HTML. Poi abbiamo il report name, che è il nome che sarà poi assegnato al file PDF generato. Groups serve a definire i permessi di accesso al nostro report, ovvero per specificare i gruppi di utenti autorizzati a visualizzare e utilizzare il report. Attachment use è un attributo booleano che, se settato a true, fa in modo che il report, una volta generato, venga anche archiviato come allegato del record. Attachment invece è l'espressione Python che definisce il nome che verrà assegnato al file PDF generato. Una volta definita la action, si procede poi alla definizione del template in QWeb, quindi alla definizione della struttura che avrà il mio report. Nella definizione più semplice del template deve essere indicato almeno l'ID, che è l'identificativo del template e corrisponde al nome che viene specificato nella action del report. Quindi, ad esempio, supponendo di voler creare un report per le fatture, possiamo assegnare come ID report underscore invoice. Possiamo poi richiamare con tcall l'external layout, che servirà ad aggiungere al report l'intestazione e il piedipagina standard, ovvero così come sono stati definiti nel modulo web di Odoo. Successivamente avremo il div con classe page che conterrà tutto il corpo del nostro report. Dal template è possibile accedere a modelli e record tramite delle variabili specifiche, che sono docs, che ci permette di richiamare i record del nostro report. DocIDS invece ci permetterà di accedere alla lista di DS dei record del modello del report. DocModel serve a richiamare il modello del report. Time è una variabile relativa al tempo che fa parte della libreria standard di Python. User ci permetterà di accedere ai record della classe RestUser per l'utente che sta stampando il report e RestCompany ci permetterà di accedere ai record della classe RestCompany dell'azienda dell'utente loggato. Se invece vogliamo fare in modo che il nostro report sia traducibile, vanno definiti due modelli: il modello di report principale e il documento traducibile. Una volta definito il template traducibile, questo viene richiamato nel template principale con la tcall, seguita dall'attributo lang, che verrà posto uguale o ad un valore fisso, quindi ad esempio se vogliamo tradurre il nostro report in italiano, possiamo porre tlang uguale a it underscore it. Oppure possiamo pensare di voler tradurre il report nella lingua del partner, quindi potremo porre tlang uguale alla variabile doc.il campo partnerid.lang. Inoltre, per il nostro report possiamo anche definire un paper format personalizzato, vale a dire un formato carta. Il paper format da associare al report può essere generato o da interfaccia oppure mediante la definizione del codice. Per creare il paper format da interfaccia è necessario accedere al menu Impostazioni, Funzioni tecniche, Formato carta. Quindi si procede con Crea.
Sì, assegna un nome al nostro paper format. Ad esempio, possiamo scrivere personalizzato. Si possono specificare le dimensioni della carta, l'orientamento, ovvero se verticale o orizzontale, le dimensioni dei margini, superiore, inferiore, sinistro e destro, che devono essere in millimetri. La visualizzazione della riga di intestazione, che è un campo che se flaggato mi fa visualizzare una riga sotto l'intestazione. La spaziatura con header, quindi la distanza tra header e body, i DPI in uscita e i report da associare al nostro paper format. Supponiamo ad esempio di voler associare a questo paper format il report della fattura, quindi possiamo selezionare invoice. Invece vogliamo creare il paper format direttamente da codice, allora dobbiamo procedere con la creazione di un file XML. Questo file conterrà un record con l'ID che servirà a identificare il nostro paper format, il name che serve a descrivere il paper format e individuarlo all'interno di una lista di paper format. Format è un attributo che serve a specificare il formato, quindi di default è A4, però si può scegliere anche di utilizzare un formato personalizzato. Poi ci sono gli attributi relativi ai margini per definire le dimensioni dei margini della pagina, gli attributi relativi all'altezza e alla larghezza della pagina per specificare le dimensioni della pagina, orientation che può essere di tipo landscape o portrait a seconda che l'orientamento della pagina sia orizzontale o verticale. Letter spacing, ovvero lo spazio tra la testata e il corpo, i millimetri. Letter line, che è un attributo booleano, e se settato a true mi farà comparire una linea al di sotto della testata. I DPI, per specificare i DPI in uscita, che di default è posto a 90. E una volta definito il paper format, sarà necessario richiamarne l'ID all'interno della action. Se si desidera personalizzare ulteriormente il report, includendo anche altri record di altri modelli e funzioni aggiuntive, va definita una classe di tipo astratto che come nome avrà report.ilnome del modulo.ilnome del report. E poi all'interno conterrà una funzione, getReportValues, che restituirà in uscita un dizionario, DocArgs, contenente tutti gli oggetti di nostro interesse. Questi oggetti potranno poi essere richiamati nel nostro template. Se invece vogliamo modificare un report già esistente, quindi già presente in Odoo, per prima cosa, prima di iniziare a editare il report QWeb, è necessario creare un nuovo modulo e configurare correttamente il file manifest. In particolare, va aggiunta la dipendenza al modulo di cui si desidera modificare il report. Quindi, ad esempio, se vogliamo modificare il report delle fatture, va aggiunta la dipendenza d'account. Senza questa dipendenza, Odoo non sarebbe in grado di trovare il report esistente per ereditarlo. Poi dobbiamo ricercare l'XMLD del report che vogliamo ereditare e per farlo possiamo andare nel menu Impostazioni, Funzioni tecniche, Resoconti. Cercare il report che ci interessa, quindi cerchiamo ad esempio il report della fattura. Cliccare sul pulsante Viste QWeb e ricavare l'ID esterno. A questo punto possiamo creare il nostro file XML.
Definiamo il template con un identificativo, un ID, e poi aggiungiamo l'attributo inherited ID, che serve a specificare l'ID del report che stiamo ereditando. Adesso quindi possiamo procedere con l'aggiunta del codice che ci interessa. Quindi possiamo ricorrere, ad esempio, all'utilizzo del tag XPath per posizionarci nel punto del report che vogliamo andare a modificare e aggiungere ulteriori informazioni, campi o fare modifiche. Nella versione 14 di Odoo è ancora possibile creare report in QWeb, quindi valgono tutte le considerazioni che abbiamo fatto finora. L'unica differenza è che nella definizione della action del report non si può utilizzare più lo shortcut report. Non è più valido, ma bisogna utilizzare la sua definizione estesa, quindi con il tag record. Nel momento in cui si utilizza questo tag record, se si desidera che l'azione compaia anche nel menu di stampa, bisognerà specificare il binding underscore model underscore id da bindings. Grazie a tutti per l'attenzione. Ciao Ilaria, come va? Ciao, ciao Andrea. Bene? Sì, tutto bene. Sai che la mia immagine è rimasta frizzata. Ah, sta Perché? frizzata. Sarà che la webcam è rimasta Eh? affascinata dal tuo talk. Allora, è un piacere averti qui come relatrice per questa edizione degli Odoo Days. Ilaria, insomma, è un ingegnere elettronico adattata al mondo dell'informatica che si è appassionata a Odoo, insomma, da un paio di anni. Inizio a leggere qualche domanda che ti è stata posta nel canale. Allora, si possono mettere i totali parziali a fine pagina in un report multipagina? Domanda. Sì, allora il report sicuramente c'è la possibilità di inserire alla fine della pagina il totale. E poi se lo riteniamo necessario si possono anche fare dei totali parziali, insomma. Si possono da codice è possibile comunque agire in modo tale da. T'ho persa. Forse c'è qualche problema di connessione. Comunque, immagino, insomma, di sì, visto e considerato che poi si possono utilizzare anche degli accumulatori parziali per poter mostrare i risultati appunto parziali nel mezzo di un report. Aspettiamo qualche secondo, vediamo se ripristina al volo la connessione. Questo è il bello della diretta. Leggo comunque dei complimenti che ti hanno fatto nella nostra chat di YouTube per l'esposizione. Devo dire, insomma, che sei stata molto chiara. Sono riuscito a comprendere qualcosa persino io che sono rimasto ancorato ai report open office. Quando stamattina Simone Orsi ne parlava, mi ha fatto fare un salto indietro nel tempo quando qualche anno fa, insomma, c'erano. Sente? Ah, ecco qua, è tornata. Ci Ecco, c'ho problemi di linea purtroppo. vediamo, ma insomma, terremo presente il tuo ultimo fotogramma. Senti, allora ti faccio un'altra domanda, vediamo se la connessione ci segue. Hai dei consigli per evitare i vari problemi che si hanno con i salti pagine, testazioni tabelle da ripetere su ogni pagina, eccetera? Sì, per quanto riguarda i salti pagina si possono inserire le interruzioni pagina all'interno della tabella, in modo tale che la tabella prosegua alla pagina successiva senza che scorre, in tutta la pagina. Invece se, vogliamo che, delle informazioni siano ripetute su più pagine, in questo caso possono essere inserite, insomma, richiamate all'interno del report in modo tale da fare in modo che comunque si ripetano.
quindi si possono ad esempio inserire nelle informazioni all'interno della testata. Possiamo, vale dire, definire una testata personalizzata e richiamare queste informazioni al loro interno in modo da far sì che si possano ripetere su più pagine. Ottimo, ottimo. Allora, grazie per le risposte. Insomma, mi dispiace non avere la tua immagine. Mi sento purtroppo non capisco come mai non riesce a caricarsi. Bene, dai, non c'è problema, insomma, ci sta. Io insomma ti ringrazio nuovamente per aver partecipato a questi Yodo Days. Spero che insomma questo tuo intervento sia il primo di una lunga serie. Sai quanto ci teniamo a divulgare le nostre conoscenze, le nostre competenze. Ok, Ilaria, ti saluto. Grazie a voi e buona continuazione.